Esaminiamo la seconda categoria di verbi, i verba senziendi, cioè i verbi con cui si esprime un'opinione, e consideriamo questo esempio tratto da una lettera che Cicerone scrive a Lucio Papirio Peto, coetaneo e amico dell'oratore che di solito risiedeva a Napoli. Caius Carbo tribunus plebis sediciosus existimabatur. Questa è la principale. Traducendo alla lettera avremo Caio Carbone, tribuno della plebe sedizioso, cioè che tende a creare disordini o sommosse, existimabatur, era pensato. Dalla principale dipende l'infinito perfetto attulisse, che deriva da adfero, composto di fero. L'espressione vim ad ferre significa uccidere, attentare alla vita di qualcuno. La traduzione letterale sarà quindi questa. Caius Carbo existimabatur, Caio Carbone era pensato, vim attulisse, aver attentato alla vita di Publio Africano. Chiaramente non è questa la resa corretta in italiano, ci serve soltanto per capire come funziona il costrutto del nominativo e dell'infinito. Per tradurre correttamente partiamo anche in questo caso dal verbo della reggente, existimabatur, terza persona singolare passiva dell'indicativo imperfetto di existimo. Traduciamo existimabatur nella forma impersonale, si pensava che. A questo punto prendiamo il soggetto della reggente, Caius Carbo, e lo trasformiamo nel soggetto della subordinata introdotta dal che in italiano. Dunque, si pensava che Caio Carbone. Infine, occupiamoci dell'infinito perfetto attulisse, che indica un'azione che è avvenuta prima di quella della reggente, poiché dipende da un imperfetto, existimabatur, che è un tempo storico, tradurremo attulisse con un congiuntivo trapassato, quindi che avesse attentato alla vita di Publio Africano. La traduzione corretta sarà dunque la seguente. Si pensava, existimabatur, Caius Carbo, che Caio Carbone, Publio Africano vim attulisse, avesse attentato alla vita di Publio Africano.